Quindi possiamo dire che la Chiesa ha modificato La completamente. Chiesa durante il corso dei secoli ha tolto, ha messo a piacimento. A piacimento perché secondo loro il Papa è il successore di Pietro, ma il povero Pietro non si è mai sognato di fare quello che hanno fatto i papi. E secondo loro il Papa è Cristo in terra. Ci sono due Cristi, uno in cielo e uno in L'altro in terra, terra, sì. ma più potente quello della terra. E se studiaste la storia vera dei papi, vedreste chi sono stati i papi per secoli e secoli. Che catena di belle persone. Sono spiegato? Erano imperatori come tutti gli altri. Avevano gli eserciti. E facevano le guerre e uccidevano, massacravano tutti quelli che non la pensavano come loro, li bruciavano vivi sui roghi, li torturavano e poi li bruciavano vivi. Sono spiegato? Secondo loro gli eretici, ma essi sono molto più eretici degli eretici. Perché? Perché negando il vero battesimo hanno fatto della Chiesa una religione e la religione è molto comoda a chi vuole essere potente. La religione è sempre stata strumentalizzata fin dai tempi pagani dai sacerdoti che vogliono essere potenti, onorati, riveriti, adorati e privilegiati. In tutto questo corso di questi 20 anni, no, lei ha visto qualche modo, diciamo così, di ravvedimento da parte della Chiesa Cattolica? Nessun ravvedimento e non si ravvederà mai, Non gli perché conviene? la Chiesa Cattolica vuole essere sempre una potenza, anche se camuffata non più con i metodi certamente di violenza medioevali, ma con altri metodi molto più intelligenti e scaltri. Anche quello mediatico, credo. Scaltri e anche col populismo. Anche con le belle parole, anche vendendo la misericordia, svendendo la misericordia di Dio, facendo credere alla gente che passando per una porta santa, anche le porte diventano sante toccate da loro, passando per la porta santa diventano santi, con una bella confessioncina giusto per sciacquare un po' della coscienza, per farsi buono il Padre Eterno. E allora invece della conversione sincera, che significa il rinnovamento totale dell'uomo, radicale, del suo cuore, del suo intimo, non dell'esteriorità, allora essi con la religione superficiale, tradizionale, così vanno avanti, ancora oggi. Altri metodi non violenti come nel Medioevo, per tanti secoli, però con mezzi ancora molto, molto scaltri e bugiardi. Cosa la spinge su queste teorie, sulle sacre scritture ad L'amore alla andare avanti? verità, l'amore vero a Gesù Cristo. E quindi il desiderio ardente di ricomporre il suo vero corpo mistico sacramentale dal vero battesimo di fede e conversione, non dal battesimo di tradizione. Alla luce di tutto quello che mi ha detto, i due aggettivi qualificativi quali potrebbero essere per la sua persona, rivoluzionario o temerario? Rivoluzionario. Ma la rivoluzione non per distruggere, per riedificare, perché dice Dio al profeta, ti ho fatto distruttore, non per distruggere, ma per riedificare. E io forse, senza darmi arie, forse il Signore vuole usarsi di questo povero prete per distruggere e riedificare. Andando ai giorni nostri, no? È opinione di moltissimi che Papa Francesco sta cambiando una Papa certa. Francesco è un bel volpone, sa come riacchiappare le folle, le masse,
col suo populismo, è stato messo lì proprio perché il Vaticano era un po' in perdita. E allora ci voleva questo buon uomo, simpatico, affabile, che con baci, abbracci e belle parole si rendesse simpatico, e che poi la gente, per essere simpatici con col popolino, con la gente, è molto facile, basta saperci fare. E allora deve riacchiappare le masse. Quindi... le masse, la Chiesa Cattolica vuole le masse. Perciò un certo grande professore di esegesi biblica, da me consultato, non dico il nome, un grande professore di esegesi biblica mi disse: Don Antonio, questi vogliono essere potenti, per essere potenti hanno bisogno di numero, se si togliesse il battesimo dei bambini, che va per tradizione, dopo il battesimo viene la prima comunione, dopo la cresima, dopo il matrimonio in chiesa, dopo i funerali anche di quelli che di Cristo durante la vita se ne sono fregati altamente, sono morti pure senza sacramento, purché si portano in chiesa dopo la morte, gli fa così il prete e vanno in paradiso, secondo il popolino. Allora, ecco, loro hanno bisogno della religione di tradizione. Che urta, forse. Ma Gesù Cristo no. Gesù Cristo dice nel Vangelo: dove sono due o tre di voi riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Mi bastano pure due o tre, io e lui. E dice pure Gesù nel Vangelo di San Matteo: molti sono chiamati da Dio alla comunione con suo figlio, ma pochi sono gli eletti. Quelli che rispondono veramente alla vocazione, perché il cristianesimo è vocazione. Non è vero che hanno la vocazione solo i preti, i frati e le monache. La vera vocazione, secondo le sacre scritture, guardate la vostra vocazione, dice Paolo, e voi siete chiamati, dice San Pietro, voi siete i veri chiamati, la vostra vocazione, la vostra elezione. Ecco che cosa era considerato il battesimo a quei tempi. Vocazione, risposta a una vocazione, risposta libera e consapevole a una vocazione, una chiamata di Dio alla comunione con suo figlio. Allora sì, che riparte il vero battesimo e riparte il cristianesimo di convinzione. Allora sì che il cristianesimo torna ad essere luce, sale e lievito di rinnovamento del mondo. Fin quando abbiamo questo cristianesimo di tradizione insulso, incolore, insapore, che non sa di niente, non dice più niente, il mondo continuerà ad essere sempre peggiore. Invece i primi cristiani, anche se erano pochi ed erano martirizzati, si facevano sbranare dai leoni, hanno cambiato la civiltà pagana, disumana, crudele, ingiusta, hanno creato una nuova civiltà, la civiltà dell'amore, il vero umanesimo. E perché se il vero corpo di Cristo mistico sta in mezzo al mondo, non ci sta inutilmente, perché è un seme che fiorisce, che diventa pianta, pianta che fa del bene. Perciò ho domandato qui: l'umanità ha ancora bisogno del cristianesimo, quello falso? No, non serve a niente, no. E non chiede niente, ma non dà niente, né alla società né all'individuo, il falso cristianesimo. Il vero cristianesimo richiede impegno, richiede convinzione, ma ti dà la vera gioia del cuore, la vera felicità del cuore, ed è la medicina, la efficace del vero risanamento dell'umanità. Altro se ha bisogno l'umanità del vero cristianesimo, quello falso no, ma quello vero sì che ne ha bisogno, moltissimo, urgentissimo bisogno. Un'ultima domanda. Le sacre scritture che sono all'insegna della Chiesa Apostolica, lei prevede che tutto questo può portare o porterà a una modifica della Chiesa Cattolica? No, perché già sanno le sacre scritture.
ma fanno finta di non vederle. Quindi non vogliono vederle. E non le spiegano al popolo.